Carte da musica, 32 fotogrammi d'amore e di passione per 32 voci non educate oppure per un grande interprete con qualsiasi strumento improvvisato e un'opera da camera dalla durata di circa un'ora e 15 minuti che scrissi nel 2019 su testi di Roberto Masotti. Sospensione. Mica ci metteremo cuore, amore, ardore, pizzicore. In quell'ombra ti troverò forse. Ci incontrammo a Milano e Roberto mi consegnò questi versi stilati con ritmo, accentuazioni, in modo poetico e significativo, che raccontano emozioni, impressioni, riflessioni. Con odore di olio di motore, acre, rancido, da rabbrividire. Poi nulla successe, nulla cambiò. La scrittura di carte da musica è pittografica performativa. Per la messa in scena vi sono implicate luci, canto, recitazione, esecuzioni canoniche, improvvisazioni, gesti, scenografie. Cammino al tuo... È un lavoro che attraverso una scrittura multipla mi ha coinvolto anche emotivamente. Un gioco di colori, notazioni, segni grafici ed altro ancora sono impressi nelle 32 pagine scritte a mano libera su diversi supporti. I testi di Roberto sono belli, esclusivi, e attraverso le carte rivivono rinnovati in ogni esecuzione, unicum creativo. Mi hanno fatto immaginare scenari, molteplici azioni, momenti di vita artistica e quotidiana che si inoltrano in profonde suggestioni. Al Ravenna Festival, in occasione dell'evento Terre Incognite, concerto per Roberto, tenutosi il 20 novembre 2022 al Teatro Alighieri, dove sono stati coinvolti numerosi importanti musicisti nazionali ed internazionali, in un concerto durato oltre 5 ore, vi è stata la prima esecuzione assoluta di una sola parte delle carte. 9 di esse, proiettate in scena, sono state interpretate da Monica Benvenuti alla voce, straordinaria, e da me al pianoforte.
Scoprire Roberto, anche nelle vesti di scrittore, poeta, è stata per me un'esperienza significativa, umana, contemplata.